Ed eccoci in studio per la seconda parte del telegiornale. Diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, Gaetano Gennaro. Grazie per essere con noi. Gaetano Gennaro, Partito Democratico, che rientra in Consiglio Comunale dopo le vicende, ovviamente, tutt'altro che liete, gli arresti dei consiglieri comunali che lo precedevano in lista ai tempi delle elezioni del 2013, quindi dopo gli arresti di Davide Cocivera. Ritorna il Consiglio Comunale Gaetano Gennaro. Ecco, in un clima tutt'altro che positivo per tornare a sedere in Consiglio Comunale, cominciamo da qui. Ecco, questo rientro in questo contesto, come la fa sentire? Beh, il clima sicuramente non è dei più semplici, anche direi abbastanza pesante da certi punti di vista, ma lo è soprattutto per la città. Lo è per la città perché, diciamo, tutti i fatti che in questi giorni sono accaduti a Messina e provincia, come dire, fanno capire che c'è un clima effettivamente complesso, difficile. Per quanto riguarda la politica, poi, insomma, si è sempre nell'occhio del ciclone, non sarà ovviamente una situazione semplice, però, come ho già detto in qualche altra occasione, se la città chiama bisogna anche rispondere, e io sto rispondendo presente, diciamo, per quello che sarà la mia possibilità, diciamo, nelle mie capacità. Ecco, non è un bel periodo, no? La figura anche del consigliere comunale, a torto o a ragione, perché chiaramente non tutti sono uguali, diciamo, in maniera più semplice, ecco, però è un po' delegittimata, no? Abbiamo avuto Gettonopoli, adesso quest'altro ciclone dell'operazione Matassa. Conviene fare il consigliere comunale dal punto di vista, diciamo così, dell'immagine in questo 2016? Io credo che come qualsiasi ruolo istituzionale dipende sempre da come lo so interpreta, cioè da quello che uno ha da dare e dalla credibilità che può, come dire, mettere in campo, soprattutto con il lavoro quotidiano che poi c'è da fare. Certamente c'è un tentativo, secondo me, al di là poi dei fatti concreti che sono sotto gli occhi di tutti, sono abbastanza evidenti, anche di come dire, trovare un capro espiatorio di tutte le difficoltà che il Comune di Messina sta avendo, ha avuto e probabilmente continuerà ad avere. Il Consiglio Comunale è sempre stato storicamente un parafulmine, perché è anche un organo abbastanza esposto da questo punto di vista. Sì, mentre scorrono le immagini dell'operazione Matassa, senta, lei rientra in un contesto politico diverso rispetto alle elezioni del 2013, perché molti suoi compagni di partito, diciamo così, del PD sono transitati a Forza Italia. Qui non c'entrano i fatti giudiziari, c'entra un problema di coerenza. Ecco, lei intanto rientra e rientrerà con il Partito Democratico. Io rientro nel gruppo consiliare che fa riferimento al Partito Democratico, che è il mio partito, il partito nel quale milito da sempre, da quando è nato qui a Messina. Quindi così non potrebbe essere diversamente. Così come è stato detto, insomma, come era in lista, adesso è scattata l'elezione. E questo passaggio, questa migrazione, come la valuta? Insomma, lei l'ha vista un po' dall'esterno. Ecco, non poteva certo immaginare di tornare in Consiglio Comunale così velocemente, perché è stato a seguito di fatti, no? Dei fatti che abbiamo raccontato, quindi non era previsto, diciamo così. Ecco, da spettatore esterno, come sta valutando questo Consiglio Comunale così incoerente, diciamolo pure, ecco, lo dico io, lei cosa ne pensa? Ma i cambi di casacca nel tempo ci sono sempre stati, forse è diventato anche la regola, in realtà così non dovrebbe assolutamente essere, perché candidarsi in una lista durante un momento elettorale significa sposare un progetto politico e cambiare, come dire, casacca in corso d'opera significa bocciare quel progetto politico e andare in una direzione completamente diversa, per un fatto di convenienza, di opportunità, ognuno può avere le proprie motivazioni. E sta diventando sempre più la regola, e credo che i cittadini questa cosa non l'apprezzino assolutamente, anche perché quando si vota un candidato anche al Consiglio Comunale si vota il soggetto, sì, ma si vota anche il progetto politico che quel soggetto all'interno di quella lista vuole incarnare. Senta, lei rientra in un momento in cui due consiglieri comunali
Nina Lopresti e Gino Sturgnolo, li abbiamo ascoltati poco fa, escono dall'aula perché si dimettono, no? Un fatto storico, se vogliamo, perché è inedito. Ecco, è un po' ancora spingere sul fatto che questo consiglio sia un po' delegittimato, l'intenzione è questa, riteniamo, da parte di questi consiglieri. Lei invece entra in un contesto difficile, ecco, avrebbe preferito un altro clima, insomma, lei come lo valuta, ecco, come vive questo suo rientro in questo contesto difficile? Diciamo che le cose facili non le ho mai fatte in vita mia, cioè, spesso si presentano delle sfide che bisogna saper cogliere anche in momenti di particolare difficoltà. Io posso mettere a disposizione l'esperienza di tre mandati che ho già svolto in Consiglio Comunale, diciamo tutta la mia persona a disposizione della città, poi ognuno potrà fare le proprie... È peggiorato il clima, scusi se l'ho interrotta, lei mi ha parlato di tre mandati, da allora, dalle sue prime esperienze, la politica è peggiorata, è meno coerente, è davvero è tutto più difficile... Oppure magari, insomma, tante cose si sapevano anche prima, però non erano emerse. Io credo che, come dire, sia sotto gli occhi di tutti che ci sia effettivamente un decadimento della politica che è dovuto sempre comunque alle persone che la interpretano. Gli attori politici sono fondamentali. Se la politica non viene interpretata bene, è normale che non sarà una buona politica. E ha assistito alla gestione a Corinti dall'esterno, no? Ecco, una valutazione, lei è del PD, quindi probabilmente ecco, sfondo una porta aperta, diciamo così, però ecco, che valutazione fa di questa esperienza? Beh, io intanto penso che i giudizi vanno dati comunque alla fine e spesso un mandato soltanto non è sufficiente, però se il buongiorno si vede dal mattino possiamo dire che la tanto sbandierata rivoluzione dal basso non c'è stata, anzi c'è stata una rivoluzione verso il basso fino ad oggi, insomma è sotto gli occhi di tutti qual è la condizione della città e quali sono le difficoltà che continuano a rimanere e che dovevano essere invece prese di petto e affrontate subito in maniera veramente radicale. E quante cose ancora a Messina non sono state fatte e invece avrebbero bisogno di essere affrontate urgentemente e soprattutto in maniera risolutiva. Ultima domanda, al suo rientro si troverà l'ordine del giorno, il bilancio, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti è arrivato, è positivo seppur con qualche riserva, adesso questo documento sarà responsabilità vostra, quindi anche sua, votarlo o non votarlo, sarà diciamo un ritorno abbastanza impegnativo per lei in aula, ha già pensato a cosa farà? Beh, in questi giorni ovviamente mi sono relazionato con i consiglieri che già fanno parte del gruppo del Partito Democratico, abbiamo così fatto una breve disamina soprattutto con il capogruppo. Il bilancio è sempre come dire, un documento che ha insito un principio squisitamente politico. Votare il bilancio di un'amministrazione significa appoggiare quell'amministrazione. Io non credo che il Partito Democratico in questo momento possa come dire, votare il bilancio. Non è una posizione preconcetta, al di là delle questioni tecniche che riguardano il bilancio, pareri dei revisori, dati a condizione e quant'altro, è anche una scelta politica quella di appoggiare o meno un'amministrazione. Credo che il Partito Democratico fino ad oggi sia stato all'opposizione e ne ha ben donde, anche perché come dire, la proposta politica dell'amministrazione non credo sia quella che invece deve portare avanti la città di Messina. Il Partito Democratico ha una visione diversa. Grazie a Gaetano Gennaro del Partito Democratico. Grazie a voi. E grazie a voi per averci seguito, per aver scelto ancora oggi l'informazione di Tre Media. Arrivederci.